Ciao dolci unicorni, questo video me l'avete veramente richiesto tutti, tutti, tutti. È arrivato finalmente il momento di mostrarvi tutti gli slime che ho unito finora come sono diventati, perché sono passati dei mesi e voglio vedere, voglio scoprire insieme a voi se si sono induriti, se sono seccati o se magari è uscita anche la muffa, speriamo di no. Quindi adesso li possiamo finalmente scoprire insieme perché non li ho toccati proprio per vederli insieme a voi. Quindi io direi di iniziare subito e inizio con questo qui che è lo Skiffydoll Butter Slime. Ed eccolo qui, guardate che colori pazzeschi. Lo vado subito a togliere dalla confezione, già noto che ancora è morbidissimo, quindi ok. Wow, vado a buttare anche tutto. È ancora morbido, non ci credo. Cioè, sono passati mesi ed è ancora morbidissimo. Wow, e profuma ancora tantissimo. Sto notando che fortunatamente non si è formata neanche la muffa, quindi è una cosa molto positiva. E che dire, guardate, è ancora morbido. Ora tutte le palline stanno cadendo un po' di qua e di là, però chi se ne è perché è bellissimo. Cioè, è stupendo. Sono contenta che ancora è intatto, è profumoso ed è ancora morbido. È ancora morbidissimo. Wow, cioè è batteroso, è ancora batteroso dopo tanti tanti mesi e tutte le perline sono ovunque. Queste qua ovviamente poi le riraccoglierò tutte. E guardate, guarda tutte le caramelline, io le chiamo le caramelline caramellose. Ok, sono contentissima di come ho trovato questo Skiffydoll Butter Slime. Guardate questo qui, che bello! Cioè, guardate che spettacolo! Questi qui sono tutti i Crystal Slime, dei Twisty Slime che ho unito. Sono bellissimi, quindi lo vado a togliere dalla confezione. Ok, wow, cioè guardate, è tipo una lingua gigante di colori e di glitter. Wow, questo è bellissimo. Vediamo, vediamo. Guardate di glitter, spettacolo. Guardate che carino. Allora, vediamo se questo qui, allora, è morbido, però l'unica cosa che sto notando è che ovviamente tende a spezzucchiarsi quando io lo vado a toccare, anche perché c'è tantissimo slime. Vediamo se è elastico. Un pochettino lo è, ma non ovviamente come all'inizio. Beh, anche se, quando voi trovate ad esempio gli slime così dopo mesi, perché comunque sono passati dei mesi che li ho uniti, la cosa che potete fare è metterli ad esempio vicino a fonti di calore o comunque se avete un microonde vi fate aiutare comunque da qualcuno e li potete riscaldare, perché più riscaldate lo slime più tornerà a essere liquido, anche se già noto, e la cosa mi piace molto, che è rimasto comunque molto molto elastico e mi fa troppo troppo piacere. Vabbè, il colore, poi cioè guardate il glitter, mamma mia, questo slime che bello, stupendo. Questi qui invece sono i Softy Melmito e vediamo come sono diventati. Guardate, è tantissimo prodotto, veramente tantissimo slime. Ho paura che, mamma mia, è pesantissimo, è super mega pesante. Guardate i colori, di sotto è tutto il nero, è tutto il nero, ma di sopra ci sono queste sfumature. Quindi vado a mischiare e soprattutto sto attenta se c'è muffa da qualche parte, anche se sembra di no, sembra proprio di no. Anche qui ora voleranno tipo palline, come se non ci fosse un domani, ma va bene, poi pulirò tutto. Allora, questo qui rispetto a quello della Skiffydoll non è proprio tanto batteroso, quindi mi aspettavo di trovarlo ancora più morbido e invece no, è un pochettino più duretto, bisognerebbe lavorarlo tantissimo con le mani. Quindi sono super mega contentissima di come ho trovato quello della Skiffydoll, questo un po' meno, un po' meno. Alcuni di voi mi avevano detto che questa tipologia di slime facesse la muffa e invece no, cioè sono passati un mese e mezzo, non mi ricordo da quanto tempo è che l'ho unito, forse anche di più, molto di più, e ancora non ha muffa. E quindi è una cosa super mega positiva. Ripeto, non è morbido perché devo andare proprio a pressare lo slime, però il fatto che comunque si sia mantenuto così mi rende comunque lo stesso felice. Guardate, sembra tutti i colori di Ursula, la cattiva della Sirenetta, non so se la conoscete, ma penso proprio di sì.
Ok, questo qui, sì, soddisfatta, ma non troppo. Soddisfatta perché non ho trovato la muffa e un po' meno perché comunque è un pochettino duretto. E questi qui sono tutti i Twisty Slime che ho unito finora della Orbix. E sono molto molto curiosa perché guardate qui sopra sono salite tutte le perline, mentre qui, quindi lo Snow Slime è tutto qua sopra, mentre il Crystal è tutto sotto, si sono divisi. Ok, lo vado a togliere dalla confezione. Guardate già il doppio colore. Wow, guardate! Che figo! Tralasciando il colore, che è un colore scuro, magari non vi può piacere perché neanche io esco pazza di questo colore del verde. Ovviamente si sono mischiati tutti i crystal. Però. Guardate l'effetto caramella, doppio colore, doppio strato, wow. Andiamolo ad unire nuovamente. È scoppietta, sì, vabbè, ciaone. Che bello, ancora scoppietta. Fa tantissimo rumore, ovviamente non può essere morbido al 100% perché ci sono tantissimi strati di slime e soprattutto lo Snow Slime dopo un po', se lo lascio soprattutto dopo tanto tanto tempo, tende anche ad indurirsi. Però, guardate, sembra tipo una spugna marina. Non so se ce l'avete presente. E se fate così, oh, che bel massaggino. E qua c'è tutto il cristo. Così sembra tipo un verme. Non so se notate, ma sembra tipo un verme. Però va bene, dettagli, non sembra più una caramella gommosa, ma sembra un verme spiaccicato. Però è carino, nonostante comunque non sia molto molto morbido, però wow. Non lo so, io adoro quando, guardate, oh sì, facciamo così con lo slime. Io mi diverto tantissimo a giocare con gli slime anche dopo che li ho uniti, non so voi. Anzi, fatemi sapere giù nei commenti se anche a voi piace unire gli slime. Io adoro unire gli slime. E guardate, cioè ho tantissimi chili e chili di slime. Questo vi devo dire che mi piace tantissimo. Il colore è troppo troppo bello e sono rimasta contentissima, soprattutto del fatto che non abbiano fatto la muffa, perché è una cosa bruttissima trovare la muffa negli slime. Buttateli subito perché non vanno bene, perché rovinano le mani e non sono buoni, non sono buoni. Sono contentissima di come ho trovato questo qui, che è lo Skiffydoll Butter Slime. Mi è piaciuto tantissimo, è ancora super mega morbido, guardate, è setosissimo, quindi super mega promosso anche dopo tanti tanti mesi. I Twisty Slime uniti insieme sono qualcosa di allucinante. E questo qui un pochettino così, contenta che non c'era la muffa, ma un pochettino duretto. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sempre su Instagram e mi raccomando attivate la campanellina. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao dolci unicorni!